annose criticità che si rincorrono, ma anche qualche lieve tangibile miglioramento. Si può tradurre in questo modo la relazione fatta dal presidente della Corte dei Conti della Calabria, Rossella Scerbo, che ha illustrato i dati di parifica del rendiconto del 2022 della Regione Calabria, il comparto sanitario, il debito verso le partecipate, le maggiori criticità ravvisate dall'organo di controllo regionale. Le principali criticità del bilancio regionale sono un po' quelle degli anni precedenti. Intanto, in qualche caso, noi troviamo una gestione confusa e non chiara. Uno dei grossi problemi è quello dei pignoramenti che come dire, irrigidiscono, limitano le risorse del bilancio. Si è tentato, noi dobbiamo dare atto onestamente che da parte della Regione c'è stato il tentativo di ricostruire, ma è un lavoro lungo che si deve svolgere negli anni. E il problema poi dei bilanci regionali sono soprattutto in materia sanitaria, no? Noi abbiamo quest'anno, già l'anno scorso sotto la mia presidenza, si era iniziata un'attività di ricostruzione ai fini di un controllo del sistema. Quest'anno abbiamo fatto delle indagini approfondite anche sui profili gestionali, no? Nell'ambito di un controllo di gestione, che è un controllo indirizzato a processi di autocorrezione da parte dell'amministrazione. Questa è la differenza fondamentale col giudizio di parificazione, perché noi in parifica verifichiamo se i risultati di bilancio li validiamo, se sono corretti, e da qui, se rileviamo qualcosa che non va bene, nasce un obbligo di confermazione da parte della Regione. Invece col controllo di gestione si cerca di ricostruire la gestione finanziaria indirizzando l'amministrazione. Il risultato dell'amministrazione rispetto all'anno scorso è migliorato. La gestione delle partecipate? E la gestione delle partecipate, anche quello è un problema molto delicato che noi abbiamo affrontato soprattutto sotto il profilo della circolarizzazione dei debiti e crediti. E lì, come diremo nel corso, ancora permangono delle zone d'ombra.